Eccoci qua, raga. Mia moglie mi ha mandato le foto quando ha comprato lo yukata. Lo yukata non è proprio un kimono, diciamo, consideriamolo come un kimono estivo, ma molto diverso per la semplicità. Boh, i miei bambini stanno crescendo, mia figlia si sta facendo alta, mio figlio si sta facendo pure, si sta allungando uguale. Quindi bisogna fare upgrade, prendere qualcosa di più grande. Boh, io poi vi mostro perché molti. Un video l'ho fatto un anno fa, quindi molti di voi non hanno visto questo qua perché comunque siete nuovi sulla pagina. Questo è quello di mio figlio. Non gli entra. Questo si chiama Jinbei. L'italiano è per i maschietti Jinbei. Manca la parte di sotto perché mio figlio stanotte lo usa come pigiama. Per cento? Ah, 100%, 100, 100%. okay. 100% cotone. 100% insomma, ce l'hai il mio. Poi abbiamo quello, questo era quello là che ha fatto mia figlia. Che belli che è. Che so, questo qua. Tutti belli colorati. Questi si indossano quando ci sono le festività, i festival estivi. C'ho pure io la versione mia. Dovrei fare pure io un acquisto di nuovo. Questo è quello sotto. Però veniamo a noi con i nuovi. Iniziamo con. Guardate che bello che è. Questo è quello bello. Il prosciuttone. Ah, raga. Taglia 90. Ma non so in Italia come vengono calcolate le misure dei bambini. Onestamente non mi ricordo ma come. Ma questo è taglia 90. E poi c'è il pantalone. Quanto costa? Questo qua. Il calago 10 euro. 10 euro. Per il completo. E lo lasciamo qua. E poi ci abbiamo questo. Mamma mia, questo. Con agi? Ok. Sono uguali. Uguale al prezzo. 10 euro pure questo qua di mia figlia. Guardate. Mamma mia, bellissimo. Voi dite, ma già perché le comprate? Perché questi qua poi mia figlia e mio figlio li indossano in Italia, raga. E ho detto, questi sono perfetti per le. Visto che c'è qualche festa, qualche cosa, qualche serata di musica, no, li faccio vestire a tema in Italia. Che belli che sono. Mo' io vi consiglio di dare sempre un'occhiata a Book Off. Se siete a Tokyo, cercate qualche second hand, qualche negozio dell'usato, hanno sempre una sezione dedicata a questi qua. Perché a volte potete trovare anche degli yukata o addirittura dei kimono nella confezione originale quasi mai usati. O andate, ci sono dei negozi dei souvenir che hanno yukata. Se volete qualcosa un po' più economico, souvenir senza troppe pretese, allora io vi consiglio di andare a Don Quixote, ce ne sta uno grosso a Shibuya. E là c'è sempre il periodo estivo, ha una sezione dedicata proprio a Jinbei, per maschietto, tutti completi. E la, non so, ve la cavate quando vende, vende 40 euro, ma anche di meno. Per qualcosa. Controllate sempre l'etichetta dovunque andate a comprare, se vi trovate in una situazione del genere, perché a volte alcuni vengono fatti in Giappone, ma alcuni vengono fatti in Cina. Quindi qualcuno può interessare, qualcuno può dire, vabbè, sti cavoli, non mi interessa. O uno vuole il souvenir 100% fatto in Giappone. Poi se volete fare le cose fatte un po' più con bene, un ricordo unico nella vita, allora andate in un negozio specifico che tratta kimono e yukata. Allora scegliete uno di una buona qualità, un po' il tessuto, lo pagherete 100-200 euro, non so quanto è, ma che kimono, io parlo di yukata, che kimono possono arrivare proprio a migliaia e migliaia di euro. Va cavato con 100 euro, là partono bei soldini, se volete fare. Dipende però quello che volete fare, c'è per tutte le tasche. Se non volete spendere niente, volete avere l'esperienza del indossare kimono nei vostri viaggi in Giappone, fare le foto, ci sono un sacco di agenzie che lo fanno. Io vi posso dire di dare un'occhiata alla pagina e sito là di Marchino in Giappone, Marco Ferrari. Marco aveva un servizio che riguardava questa cosa qua, l'affitto del kimono a Kyoto. E se non ricordo male c'è pure l'amico suo che fa le foto, Fabio. Quindi potete fare una cosa e un'altra.
e potete prenotare con una persona italiana che ha un'agenzia di viaggi qua in Giappone, vi può dare una mano a fare anche questa esperienza particolare. Ci sta, non vi preoccupate, i giapponesi non vi guardano male. Molti turisti fanno delle foto, un sacco di persone vestite in yukata d'estate in kimono, convinto che siano tutti quanti giapponesi, non avete idea quanti cinesi e coreani ci sono là. I turisti amano fare queste esperienze, i giapponesi non si creano problemi, non vi preoccupate proprio, non sembrate strani se girate a Tokyo o a Kyoto vestiti in maniera tradizionale giapponese. Spero sia stato di vostro interesse, volevo condividerlo con voi, sono curiosità, vi mando un bacio, un abbraccio e ci becchiamo dopo, perché qualcosa uscirà, una cena, una ricetta, una preparazione, qualcosa di particolare. A dopo, ciao!